Nel nome di Thomas nasce l'associazione Crocs per la riscoperta dei valori. Il primo evento in programma sarà una partita tra scuole, calcio e amici del ragazzo ucciso a coltellate il 23 giugno nel parco Baden Powell al centro di Pescara, e di quel brutale omicidio sono accusati due suoi coetanei. Nel sacrificio di Christopher Thomas Luciani si è costituita a Rosciano l'associazione Crocs per la riscoperta dei valori. Crocs è il soprannome di Christopher. I suoi amici lo chiamavano così e il logo rappresenta una farfalla con i suoi colori preferiti, il verde e il giallo. Questo sodalizio nasce per volontà di nonna Olga Cipriano, che ha trasformato il dolore immane, sempre presente in lei, in una forza per mettersi a disposizione di tutti quei ragazzi che si sentono soli. Io quello che ho detto ai ragazzi, che tra il mio piccolo mi metto a disposizione, ma non perché voglio sostituirmi ai genitori, che sia ben chiaro, né tantomeno per dire che sono migliore degli altri, di certo non peggiore, ma migliore nemmeno, perché ci sono magari persone più brave di me, hanno altri, però io il valore dell'amore che ho trasmesso a mio nipote voglio che continui. E io voglio essere la nonna di tutti. Io ho detto sempre: metto a disposizione la mia casa, perché se avete bisogno di un consiglio, di uno sfogo, di qualsiasi cosa, io ci sono per voi. E quindi sono felice se qualcuno raccoglie questo mio invito. Christopher ne sarebbe contento, prosegue nonna Olga. Noi in fondo eravamo una coppia forte. E spero che questa forza che lui mi ha dato possa continuare. Certo, ci sono momenti in cui il dolore è grande, però lo faccio per lui. Passerà, adesso la ferita è troppo fresca. È normale che io abbia questi momenti di emozione, però so che lui sarebbe contento. E oggi, visto che è San Lorenzo, la mia stella è in cielo, non è caduta, è rimasta lì, però mi guarda da lassù. E mi aiuterà in questo percorso e aiutare i suoi amici, i coetanei come lui, che non succeda più una cosa terribile come questa. Ma quali le finalità dell'associazione Crocs? Lo chiediamo a Cinzia Marganella, che è la presidente. L'associazione è un desiderio della nonna per dare un segnale forte e immediato e un segnale di reazione a quello che è successo, perché è una tragedia che ha colpito questa località di Rosciano, ma riguarda, è un qualcosa che riguarda tutto diciamo, il territorio nazionale. La nonna si è sentita nel dovere di coinvolgere il più possibile istituzioni, scuole di calcio, settori della polizia municipale, della polizia stradale, appunto per cercare di smuovere la loro attenzione nei confronti di questo disagio giovanile. Intanto a Pescara c'è stata una nuova rissa con un accoltellamento la notte scorsa all'esterno di uno stabilimento balneare di Porta Nuova, dove al culmine di un litigio un 19enne è stato raggiunto da un fendente all'addome. Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato all'ospedale civile in condizioni non gravi. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. Solo qualche giorno fa, nella centrale via Parini, a due passi da Piazza Salotto, un giovane era stato accoltellato in seguito a una rapina. L'autore è stato poi fermato dalla polizia. Il vice sindaco di Pescara, Maria Rita Carotti. Sicuramente un episodio molto grave, però io non mi sento di dire che la città di Pescara vive un allarme sociale particolare. Ci sarà un'azione ancora più incisiva da parte di tutte le forze dell'ordine, perché chiaramente non può essere un fenomeno che riguarda solo il comune di Pescara come istituzione, ma investe le forze dell'ordine, investe anche proprio tutta la dinamica sociale del territorio.